Vangelo di Luca, capitolo 11, leggeremo dal verso 5 al verso 10. A Dio la gloria. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami tre pani, perché un amico mi è arrivato in casa da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quello dal di dentro gli risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono con me a letto, io non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che se anche non si alzasse a dargli perché gli è amico, tuttavia per la sua importunità si alzerà e gli darà tutti i pani che gli occorrono. Io altresì vi dico: chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Preghiamo il Signore. Signore nostro, ti ringraziamo per quello che tu hai fatto per noi in questo giorno, per la tua presenza. Ti chiediamo con tutto il cuore che tu ci parli dal cielo, dacci la luce per comprendere la tua parola e un cuore pronto per adempierla. Sì, Signore, parlaci dall'alto, te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Amen. In modo particolare noi ci fermeremo ad osservare il verso 5 e il verso 6, il quale dice: poi disse loro, se uno di voi ha un amico che va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami tre pani, perché un amico mi è arrivato in casa da un viaggio e non ha nulla da mettergli davanti. E poi anche il verso 7 dice: e se quello dal di dentro risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono con me a letto, io non posso alzarteli per darteli. In modo particolare questa mattina voglio con voi osservare la mezzanotte di tutti, la mezzanotte di tutti gli uomini. Perché ora possiamo avere situazioni differenti, ma il tempo è uguale per tutti. Quando in questo episodio diciamo che è mezzanotte, mezzanotte è per tutti. E in questa mattina noi possiamo osservare tre personaggi, tre soggetti, attraverso questi pochi versi. Il primo soggetto viene rappresentato da questo pellegrino che fa un lungo viaggio e va a bussare ad una porta, alla porta di un amico. Il secondo soggetto è rappresentato da questo amico, da questa casa che poi andrà ad accogliere il pellegrino. E il terzo soggetto viene rappresentato da quest'altro uomo, quest'altro amico che è in possesso, no? di questi beni e si trova a casa chiuso con la propria famiglia perché giustamente era sera. Io in questa mattina sento nel mio cuore di condividere con voi quello che ho sentito mentre meditavo questa parola. Io credo che in questa mattina il Signore voglia proprio parlare in modo particolare a qualcuno che si trova in un momento della propria vita e non sa quello che deve fare. Si trova a mezzanotte, si trova per varie vicissitudini in un momento particolare, ha bisogno di ricevere qualche risposta e mai come adesso si è reso conto che è importante un intervento soprannaturale per sciogliere questo problema, questo nodo, per risolvere questa situazione. Innanzitutto vogliamo
osservare questo pellegrino. Abbiamo letto di questo pellegrino che fa un lungo viaggio fino ad arrivare alla casa, a mezzanotte, alla casa di un amico. Il pellegrino, la condizione del pellegrino, la sorte del pellegrino, anche questa è una sorte che riguarda tutti. La parola di Dio dice che tutti siamo stranieri e pellegrini. Geremia disse: ricordati della mia afflizione, della mia vita ramiglia, del mio pellegrinaggio, del mio continuo spostarmi. E le tappe della vita scandiscono le tappe di un pellegrinaggio. I vari periodi che noi attraversiamo, quelli costituiscono varie fasi di questo pellegrinaggio. Ora, questo pellegrinaggio che noi viviamo su questa terra non è semplice, è un cammino lungo, è un cammino difficile, proprio come lo disse questo pellegrino, che dovette camminare chissà per quanto tempo, giorno e notte, fin quando finalmente riesce ad arrivare in un luogo dove fermarsi. Era stanco, era affaticato. Questo vuol dire che il pellegrinaggio non è una cosa semplice. Un angelo apparve un giorno ad Elia, e l'angelo del Signore tornò due volte da Elia, la seconda volta lo toccò e gli disse: alzati, mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. È un pellegrinaggio, è un percorso non facile. Non è necessario per forza pensare a spostamenti per definirsi dei pellegrini, perché noi viaggiamo sempre. Dalla fanciullezza si viaggia per passare all'adolescenza, è un pellegrinaggio, non sottovalutiamo queste fasi nella vita. Poi dall'adolescenza si passa al periodo in cui si è più maturi, poi si passa al periodo in cui si è più anziani, e sono delle tappe, dei viaggi. È del tempo che noi trascorriamo camminando. Non so se voi vi fermate qualche volta a riflettere di tutto il viaggio che nel corso degli anni si compie. Quanti pellegrinaggi abbiamo fatto, quanti viaggi. Siamo passati da periodi di povertà a periodi di ricchezza, da tempi di ricchezza a tempi di povertà. Sono tutte esperienze che si fanno alle volte durante il pellegrinaggio. Si passa alle volte dalla salute alla malattia, o viceversa. In questo periodo di terreno si passa da tempi di certezze a tempi di gravi incertezze. Si passa dalla gioia forte a periodi di dolori tremendi. Tutto questo avviene durante un tempo di pellegrinaggio, da tempi in cui godiamo di ammirazione, tempi in cui invece riceviamo tutt'altro dell'ammirazione, tempi in cui ammiriamo, tempi in cui invece restiamo delusi da alcune circostanze. Tutto questo avviene in periodi di pellegrinaggio. Ora, la parola di Dio è piena di questi esempi. Israele compì un cammino, un pellegrinaggio per la liberazione, quando dall'Egitto si mise in cammino per la terra promessa. È un bel pellegrinaggio. Possa esserci qualcuno che si sta incamminando in un viaggio per la liberazione. Pellegrino, cammina in questo viaggio per la tua liberazione. Forse c'è qualcuno che sta facendo il pellegrinaggio del ravvedimento. Giacobbe, vi ricordate, si mise in viaggio, un lungo viaggio, durante il quale lui venne cambiato, trasformato, durante il quale lui si organizzò per incontrare pure il fratello che aveva ferito. È un pellegrinaggio di ravvedimento. Alle volte anche noi abbiamo fatto questo pellegrinaggio. Quello di Elia fu un pellegrinaggio di scoraggiamento quando scese nel deserto,
lì invocò la morte per la propria vita. Alcuni pellegrinaggi possono essere pellegrinaggi di ribellione. Vi ricordate Giona che si mise in viaggio e camminò contro la volontà del Signore? Anche quello era un pellegrinaggio, lo fece sulla nave, ma fu un pellegrinaggio di ribellione. Un pellegrinaggio è quello della missione, quando i discepoli lasciarono la casa perché dovevano annunciare la parola di Dio. Gesù gli aveva detto: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, e chi avrà creduto, sarà stato battezzato, sarà salvato. Anche quello è una missione, anche questo è un pellegrinaggio. Ci potrebbe essere anche il pellegrinaggio dello sviamento, come quello che fece il figliol prodigo, quando, lasciando la casa del padre, si incamminò per godersi la vita, per poi comprendere che quello che stava facendo era qualcosa di sbagliato e di molto doloroso. Ma in questa mattina, attraverso la parola del Signore, io voglio trovare il desiderio. Voglio scoprire il desiderio, vedere il desiderio che questi pellegrini hanno di riposarsi. Io credo che questa mattina c'è qualcuno in mezzo a noi che sente proprio questo bisogno, e di dire nella propria vita: ma quante esperienze sto facendo? Quando arrivo io in un momento in cui riesco a riposarmi, sto viaggiando, sto passando per questi periodi, io non ce la faccio più, io ho bisogno di fermarmi, ho bisogno di trovare quella casa, come fece questo uomo che aveva fatto un lungo viaggio, e finalmente a mezzanotte arrivò in questa casa dove trovò accoglienza. Gloria al nome del Signore. Io non so come tu ti stai sentendo, io non so quello che tu stai avvertendo per la tua vita, ma se sei stanco, se sei affaticato, se sei afflitto, la parola di Dio questa mattina vuole incoraggiarci e farci vedere una casa, la casa del Signore, farci vedere Gesù Cristo, il Signore, dove già in tanti abbiamo trovato riposo, amen, dove già in tanti ci siamo fermati, dove già in tanti ci incamminiamo, perché sappiamo che presso il Signore c'è finalmente sostegno, c'è finalmente consolazione, c'è finalmente benedizione, perché Gesù disse: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi darò riposo. Gloria al nome del Signore. Oh pellegrino che stai andando avanti e indietro, questa mattina possa tu trovare presso il Signore finalmente una condizione di piena soddisfazione e di tranquillità. È la tua mezzanotte, ma a mezzanotte finalmente si riesce a trovare quella casa. Questa mattina vogliamo pregare il Signore per te, che sei alla ricerca di un po' di tregua, di un po' di tranquillità, perché c'è questa casa. Il Signore ancora vuole benedire quanti si trovano in questo percorso di ricerca verso un po' di tranquillità. Poi c'è questa casa, la casa che accoglie il pellegrino. Ci dice la parola di Dio che andò da lui a mezzanotte e lui avrebbe voluto dargli ospitalità, ma purtroppo non aveva nulla da mettergli davanti, e quindi si trovò costretto ad andare e a cercare qualcosa da dare a questo pellegrino che era venuto in casa propria. Mi piace innanzitutto osservare questo uomo che si fa pellegrino per un pellegrino che aveva accolto. Non aveva l'esigenza in quella notte di andare in giro a prendere un po' di pane, ma lui si mette all'opera perché sentì il bisogno di aiutare qualcun altro. Dio benedica quei fratelli, quelle sorelle che si sostituiscono ai bisogni altrui. Dio benedica quelle persone che non dicono nel proprio cuore: beh, a me non mi interessa, non mi riguarda il bisogno degli altri, ma piuttosto invece si mettono all'opera, in azione, per poter aiutare quelli che sono venuti a chiederci aiuto. Gloria al nome del Signore.
Molte volte abbiamo bussato alla porta di qualcuno, ma abbiamo trovato indifferenza. Altre volte invece abbiamo bussato alla porta di credenti, di fratelli che amano il Signore, e abbiamo visto subito persone mettersi a disposizione. Sento di incoraggiare anche queste persone questa mattina, che dopo aver fatto tanto bene, ora sono arrivati pure alla loro mezzanotte, vorrebbero continuare a fare del bene, ma si trovano un pochettino scoraggiati, perché pure per loro sono subentrate le difficoltà. Signore, sostieni tutti quelli che si sono adoperati per il bene del prossimo, per l'avanzamento dell'opera tua. È scritto nel Salmo 41, il verso 1, beato chi ha cura del povero, nel giorno della sventura il Signore lo libererà. Gloria al nome del Signore. Ci sono case che sono sempre aperte a qualsiasi ora del giorno. Tu puoi andare e rivolgerti a quella persona. Sono case dove si dispensano dei buoni consigli, sono case dove subito si imbandisce la tavola per dare l'opportuno sostegno a quelli che sono affamati, a quelli che sono affaticati. Sono case di preghiera per quanti sono nel bisogno. Gloria al nome del Signore. Dio l'ha visto. Dio ti ha visto, fratello, sorella, Dio ti vede. Ti vede. Vede il tuo cuore, vede la tua sensibilità, vede la tua disponibilità e ti vuole benedire. Ma purtroppo ora sei arrivato in un momento in cui ti rendi conto che non hai più nulla da offrire. Può capitare purtroppo. Fratello e sorelle, noi certe volte vediamo alcune persone come persone che devono solo darci, e nel momento in cui non riceviamo quello che ci aspettiamo, subito ci lamentiamo, senza renderci conto però che questi sono angeli che Dio ha mandato sul nostro cammino, e che pure loro alle volte avrebbero bisogno di essere sostenuti, di essere incoraggiati. È vero o no, cari fratelli? A me questa storia mi ha tanto parlato, tante volte l'ho meditata, ma ogni volta che la medito Dio ha sempre qualcosa di nuovo da dirmi. Guarda tu, questo uomo così generoso si trova adesso nella difficoltà. Non dimentichiamoci, fratelli e sorelle, delle persone da cui noi abbiamo ricevuto bene. Non dimentichiamoci di sostenere quelle persone che tanto ci hanno aiutato. Fratelli e sorelle, Dio sia lodato per la Chiesa dove noi ci riuniamo, Dio sia lodato per il luogo dove noi veniamo consolati e benedetti, ma non dimentichiamoci di questo luogo, di sostenerlo sotto ogni aspetto, perché la casa del Signore continua ad essere piena. Continuiamo a pregare per quelli che sono stati di benedizione, perché possono continuare ad esserlo ancora per quanti sono nel bisogno. Ci sono persone che in questa mattina si sentono in questa condizione: Signore, ho fatto tanto del bene, ma ora non mi sento di dare nulla, mi sento vuoto. Vorrei, sento nel mio cuore il desiderio di aiutare, ma mi sento svuotato. Non so se qualcuno si sente in questo modo questa mattina, forse qualcuno sì, altrimenti il Signore non ci avrebbe parlato in questo modo. Ci fu un episodio nella Bibbia, nel primo libro dei Re, capitolo 17, dove voi tutti conoscete. Ad un certo punto il profeta Elia andò da una vedova. Ma perché va proprio da quella vedova? Perché sapeva che quella vedova era una donna generosa. Sapeva che quella vedova non si sarebbe tirato indietro, però in quel momento si trovava in una condizione di grave difficoltà. Il profeta disse, troviamo scritto così al verso 10: ti prego, fammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Io credo che questa domanda non avrebbe mai voluto sentirla, come certe volte in cui diciamo: conta su di me,
Però non vorremmo che poi quella persona venisse realmente, perché ci rendiamo conto di non essere in grado di darle quello che questa persona vorrebbe ricevere da noi. E lei rispose: com'è vero che vive il Signore il tuo Dio del pane, non ne ho. Ho solo un pugno di farina in un vaso, un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Ed Elia le disse: non temere, vai e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela. E poi ne farai per te una e una per tuo figlio. Infatti così dice il Signore Dio di Israele: la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia. Gloria al nome del Signore. La tua mezzanotte. Stamattina ti senti in questo modo: un grande desiderio di tenere aperta la tua casa, ma una casa vuota. Ma se Dio ti dà questa parola questa mattina è proprio per dirti questo: non ti scoraggiare. Dio vede la condizione che c'è nel tuo cuore e Dio continuerà a benedire la tua vita in modo che tu sarai di benedizione ancora per quanti ti stanno vicino. Fallo, Signore nostro. Non ti arrendere, fratello e sorella. Non ti scoraggiare. È la tua mezzanotte. Questa prova ti sta servendo per stimolarti. Muoviti, fai qualcosa. Mettiti alla ricerca. Vedrai che Dio provvederà adeguatamente per il tuo bisogno, per la tua vita. Ed infine, questa terza casa, una casa benedetta potremmo dire, una casa ricca, perché ci dice la scrittura che andò da questo uomo e gli chiese addirittura tre pani. No, era una casa benestante, ma era restia a benedire gli altri. È una brutta mezzanotte. Non pensate che per quella casa non era mezzanotte. Per le persone che hanno la possibilità di benedire gli altri, non lo fanno, è una tremenda mezzanotte. È una situazione bruttissima. Per quando uno è nelle condizioni di fare qualcosa e non lo fa perché è avido o è diventato egoista, quella è una tremenda condizione, fratelli e sorelle. Oh, nessuno pensi che il malcapitato in questione era il pellegrino che stava cercando una casa, oppure quella persona che non aveva più nulla in casa. Il malcapitato poteva essere benissimo anche questo uomo che aveva una casa piena, ma era diventato duro, era diventato insensibile. Era diventato indifferente ai bisogni altrui. Signore, liberami da queste cose, perché non mi voglio convertire a te, Signore, solo per un benessere personale, per poi diventare come tante persone che non hanno amore, che non hanno visione, perché quanti sono nella difficoltà vengono aiutati. Signore, aiutami, avevo una bella casa, aveva una bella famiglia, aveva sicuramente dei figli, aveva tanto cibo, tanto da poterne dare anche agli altri, ma sulla porta di casa c'era scritto: non disturbate. Siamo impegnati. Era così. Questo uomo era così, secondo me, non solo di notte, ma era così anche di giorno. Fratelli, non dobbiamo essere soddisfatti di questa condizione. Quando ci rendiamo conto che qualsiasi appello, qualsiasi richiesta ci disturba, è una cosa brutta. Quando non vogliamo saperne di nessuno, è una cosa brutta. Quando per qualsiasi cosa che ci viene richiesta subito ci infastidiamo, come se noi siamo persone assolutamente da lasciare in pace. Certe volte questo atteggiamento ce l'abbiamo pure con il Signore, lo sapete? Quando il Signore ci chiede: fai qualcosa per me, e noi non lo facciamo con quella gioia che dovremmo farlo. Ma come, Dio ci ha dato questo benessere? E poi ci lamentiamo se il Signore ci chiede qualcosa per Lui. Fratelli e sorelle,
Noi dobbiamo chiedere in questa mattina che Dio ci liberi da questa mezzanotte, da questo modo di fare, che Dio ci faccia gente cortese, che Dio ci faccia gente gentile, che Dio ci faccia gente premurosa, non persone che quando ricevono una richiesta si lamentano come vede quest'uomo, ma è mezzanotte, non mi disturbare, io ho i bambini, la casa è chiusa, non è questo il momento. Gloria al nome del Signore, questo è il momento. Questo è il momento, è la mezzanotte di tutti. Io credo che la Chiesa del Signore debba con tutto il cuore dichiarare che non manca di nulla, è vero o no? Perché può tutta la Chiesa del Signore dire l'Eterno è il mio pastore e nulla mi manca, lo può dire, Dio provvede, passiamo in periodi magari non di tanta prosperità, ma Dio provvede, Dio è fedele, non ci ha mai abbandonato. Però la Chiesa del Signore deve aprirsi, deve lasciarsi chiamare, deve mettersi a disposizione, perché è mezzanotte per tutti, c'è ancora qualche pellegrino per la strada, c'è ancora qualche amico che è nella difficoltà e noi dobbiamo in questa mattina interrompere, svegliarci da questo sonno, perché è ora che ci svegliamo da questo sonno, cari fratelli, perché oggi più che mai la salvezza è vicina e anche la perdizione per quanti non conosceranno il Signore è vicina. Gloria a te, Signore. Io credo che oggigiorno nella Chiesa di Dio c'è pure anche questo sentimento che impedisce la poca evangelizzazione. Non vogliamo scomodarci, non vogliamo perdere tempo, vogliamo fare altre cose e intanto le persone muoiono di fame spirituale e il Signore dall'alto ci guarda e dice: ma guarda tu, l'ho così tanto benedetto, ma non l'avevo benedetto perché pensasse solo a se stesso, ma lo avevo benedetto perché pensasse anche ad altri. È la tua mezzanotte, caro fratello, cara sorella, se noi non ci ravvediamo, perché dice l'Apocalisse capitolo 2 verso 5: ricorda dunque dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presso da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Una casa ricca, una casa benestante, ma non disponibile, è mezzanotte. Ma questa mattina vogliamo dire: Signore, intervieni, perché io non voglio restare in questa mezzanotte, voglio che tutto cambi, così come cambiò per quel pellegrino. Da un momento all'altro si trova da mezzo alla strada in una casa, da un momento all'altro tu ti puoi trovare alla presenza del Signore, da un momento all'altro ti puoi trovare con un grande desiderio di servire Dio senza risorse, ma Dio può battezzare nello Spirito Santo in questa mattina e darci capacità, darci risorse, darci tutto quello che ci serve per continuare a servire il Signore da un momento all'altro. Da un momento all'altro tu poi potrai ricevere quella sensibilità che devi avere, perché il Dio ci ha tanto benedetto per benedire anche tutti quelli che sono nel bisogno. Nessun disturbo, fratello, sorella, grazie che mi hai reso partecipe del tuo bisogno. Nessun disturbo. Se qualcuno si avvicina a te questa mattina e alla fine ti dice: fratello, prega per me perché ho bisogno, nessun disturbo. Grazie, fratello, grazie, sorella, perché questo è quello che dobbiamo fare: mettere in comune quello che Dio ci ha donato. Questo deve essere la Chiesa del Signore. Ma se attorno a noi tutto dovesse venire meno, ricordiamoci che c'è una casa che è sempre aperta, che è quella del Signore Gesù. E questa mattina, se non viene da una parte, l'aiuto sicuramente viene dall'Eterno, che ha fatto il cielo e la terra. Preghiamo il Signore. Adoriamo. Thank you.
per quanti si sono stancati di camminare a vuoto. La parola è per te. Troverai una strada, una casa amica, e tu ti riposerai da tutte le tue fatiche.